Nel suo impegno per la promozione del cammino ecumenico nella Chiesa cattolica, Giovanni Paolo II ha spesso evocato l'esperienza del Concilio Vaticano II. Cioè ha ricordato come il tempo del Concilio Vaticano II è stato così importante per lui come per tanti altri vescovi, teologi, uomini e donne di Chiesa che in quegli anni hanno imparato a conoscere il significato dell'ecumenismo e la sua importanza per la Chiesa Cattolica. Hanno riscoperto la vitalità della tradizione per l'unità della Chiesa nella Chiesa Cattolica e la riformulazione della dottrina e delle forme di partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico ha segnato profondamente il pontificato di Paolo VI come quello di Giovanni Paolo II e dei suoi successori. Del Concilio Vaticano II, il domenicano Yves Congar è stato uno dei protagonisti. Uno dei protagonisti nella redazione materiale dei testi, uno dei protagonisti nella promozione della sua ricezione, uno dei protagonisti del racconto di cosa è stato e di cosa poteva essere il Concilio Vaticano II per la riforma della Chiesa. In ambito ecumenico, a Yves Congar si devono, dei passaggi particolarmente significativi e fecondi nel corpus dei documenti del Vaticano II. La sua partecipazione alla redazione dei testi, diretta e indiretta, costituisce un elemento fondamentale per comprendere quanto il Vaticano II tornò alle fonti del cristianesimo per riformulare la propria dottrina e in particolare per promuovere una nuova visione del rapporto tra la Chiesa Cattolica e la sua bimillenaria tradizione e il movimento ecumenico contemporaneo, che aveva mosso i suoi primi passi alla fine del XIX secolo. In questa opera, per rendere ecumenici i documenti del Concilio Vaticano II, al di là del decreto Unitatis Redintegratio sui principi cattolici dell'ecumenismo, Yves Congar si spese in Concilio e fuori del concilio negli anni del Vaticano II per provare a vincere una battaglia che egli conduceva da decenni. E fin dai suoi primi studi Congar si era dedicato con attenzione al tema dell'unità della Chiesa, legandolo strettamente a quella riforma della Chiesa, una riforma evangelica radicata sull'esperienza bimillenaria della tradizione cattolica, in, in particolare all'opera di Tommaso che per Congar non era più rinviabile. I suoi scritti sull'unità della Chiesa, sul ripensamento che per lui già negli anni 30 appariva quanto mai necessario, un ripensamento della dottrina della Chiesa Cattolica riguardo all'unità che non voleva in alcun modo, come Congar scrisse allora e poi per tutta la sua vita, toccare quella identità. Della Chiesa cattolica, che anzi ne sarebbe emersa con maggiore chiarezza e con maggiore forza, mettendo ben in evidenza quegli elementi che dovevano essere costitutivi di una missione alla quale la Chiesa cattolica era chiamata anche nel XX secolo non solo ad extra ma ad ante ad intra. Gli scritti di Congard degli anni 30 ebbero la capacità di aprire prospettive nuove, di indicare dei campi di ricerca che si sarebbero mostrati poi tanto fecondi solo dopo o con dopo la celebrazione del Vaticano II e già durante la sua celebrazione. Questi ambiti di ricerca indicati dagli iscritti di Congar negli anni 30 furono invece, invece oggetto di una lettura attenta puntuale da parte del Magistero romano impegnato in quegli anni non tanto a non considerare prioritario l'impegno della Chiesa cattolica a vivere fino in fondo il comandamento dell'unità quanto a disciplinare quegli proposte, interventi, richieste che da tante parti, anche nella Chiesa cattolica Venivano mosse per cercare delle strade con le quali proseguire o iniziare un dialogo col movimento ecumenico contemporaneo. Gli scritti di Congar vennero quindi sottoposti a una lettura che condusse Congar a un periodo della sua vita nella quale Censure vennero mosse al suo pensiero, venne costretto a abbandonare la sua amata Parigi per iniziare una perigrazio ecumenica che lo portò a Gerusalemme, in Inghilterra e alla fine a Strasburgo. Pagò di persona quella spinta al rinnovamento ecclesiologico che passava, che era formulato proprio in termini ecumenici perché solo in questi termini, secondo Congar, la riforma della Chiesa... Poteva essere una riforma che favorisse quel dialogo al suo interno e con le altre Chiese. La presenza di Congar al Vaticano II divenne una presenza feconda solo con l'apertura del Concilio. Negli anni della preparazione, nonostante le sue, il suo impegno perché i temi a lui cari fossero recepiti dalla Commissione Teologica, fu un impegno vano. Solo con l'apertura del Vaticano II, l'11 ottobre del 1962, con Gar come altri, ma lui come pochi altri, divenne uno dei protagonisti di quel percorso di redazione, discussione e promulgazione dei testi che doveva portare il Concilio Vaticano II a formulare in termini nuovi la dottrina per l'ecumenismo nella Chiesa Cattolica e fuori dalla Chiesa Cattolica. Con Gar, nella prima fase della ricezione del concilio, si spese perché questa nuova formulazione della dottrina cattolica per l'unità della Chiesa fosse conosciuta e condivisa, diventasse veramente uno dei fattori del ripensamento del pensare e del vivere teologicamente l'esperienza di Cristo. Il suo impegno poi si concentrò nel dialogo cattolico e luterano e nel progredire della malattia che doveva così fortemente limitare i suoi movimenti, mai venne meno quella passione per l'unità della Chiesa, che per lui era amare la Chiesa di Roma perché diventasse, come era stata per secoli, luce di Cristo nel mondo.